Fino a stamattina ero indeciso se fare questo passo o meno, perché dal punto di vista sentimentale è dolorosissimo. Sicuramente ho deluso delle persone che invece credono ancora nel movimento. Vorrei dire loro, non sono uscito io dal movimento, ma il movimento che ha abbandonato i suoi valori. Ci sono tante ragioni, tantissimi anni di dispiacere, di sofferenza nel vedere che abbiamo predicato determinate cose e troppo spesso e ultimamente sempre più spesso ne facevamo delle altre. Non ultima quella di restare nel governo Draghi, perché il governo Draghi sta umiliando cittadini e imprese, per esempio nella gestione del superbonus, una misura che anche la von der Leyen ha definito eccellente e ha invitato altri paesi europei a imitarla. Invece Draghi è venuto in Europa e ne ha parlato male, incredibilmente. Ma poi ci sono tutti i problemi interni. Non esiste più la democrazia interna, nel movimento si decide tutto dall'alto, tutte le nomine sono calate dall'alto. Io vado in giro per i territori ancora e mi sento dire: noi non contiamo più niente, che ci stiamo a fare? Si sono chiusi i meetup, si sono chiusi i luoghi di incontro. Si vogliono solo elettori, solo gente che va nella scheda elettorale e mette la X, ma non funziona così. Non funziona così soprattutto per il movimento, perché il movimento era fatto di partecipazione dal basso. Andiamo alle comunali in Sicilia, su 126 comuni ci presentiamo in 4 comuni e un solo sindaco. In Sardegna zero. Non abbiamo né una lista né un sindaco. Siamo intorno al 2-3% di presenza nelle comunali, ma come facciamo ad avere un rapporto con i territori se li umiliamo così? Ci sono molte ragioni e io non sopporto l'ipocrisia. Ho sopportato, ho tollerato finora, ho cercato di parlare con Conte in ogni modo, ma non mi risponde fino a ieri, visto che avevo deciso oggi di annunciare questa scelta, per me è molto dolorosa. Gli ho mandato un ultimo messaggio quasi disperato. Gli ho scritto: Giuseppe, te lo chiedo come favore personale. Possiamo vederci o sentirci un minuto? Perché devo dirti una cosa. Nessuna risposta. Da circa 2 mesi non ho risposte da Conte. Allora, no, non c'è la gestione delle elezioni regionali in Sicilia all'origine, ma i motivi che ho detto prima, che sono molteplici. Mi spiace che anche per le regionali in Sicilia abbiamo confermato il tradire i nostri principi, perché è molto semplice cosa fare per le regionali. Si fanno le primarie interne, si fa votare i nostri iscritti e si decide chi è il nostro candidato. E poi si fanno le primarie con le altre forze politiche. Invece non, si è scelto di non fare questo, di scrivere delle regole molto farraginose per fare direttamente le primarie con le altre forze politiche. Questo significa fare i politici di professione. Qualcuno vuole fare il politico di professione? Evidentemente sì, non io. Non lo so, ma non credo. Avrei partecipato alle primarie interne se le avessimo fatte, se mi ci avessero fatto partecipare. In Sicilia, insomma, la destra è molto spaccata, ha grandi problemi e quindi forse una candidatura forte di una persona molto nota forse avrebbe dato vantaggio al centro-sinistra. Ma sapevo che non mi avrebbero fatto candidare, che in qualche modo si trovava un sistema per non farmi candidare, però vi assicuro che non è questo il problema. Qualcuno, quando ho parlato dei miei dubbi su quello che stava succedendo, ha usato la frase: i panni sporchi si lavano in casa. Questa frase è terribile, la disse Andreotti per criticare il film Ladri di biciclette. Noi siamo nati con lo streaming online, dovevamo dire la verità, non dovevamo avere paura di essere trasparenti. Adesso diciamo: i panni sporchi si lavano in casa. No, sì, però non è così. Peraltro vi dico la verità, ieri per caso ho incrociato Di Battista a Monti e ci siamo soltanto salutati. Io non ho contatti con Di Battista, però comprendo con ritardo la sua delusione, questo sì. Fino a stamattina ero indeciso se fare questo passo o meno, perché dal punto di vista sentimentale è dolorosissimo. Sicuramente ho deluso delle persone che invece credono ancora nel movimento. Vorrei dire loro: non sono uscito io dal movimento, ma il movimento che ha abbandonato i suoi valori. Il progetto è un progetto embrionale. A me, tra le cose che non mi sono piaciute del movimento, c'è una poca, non sufficiente attenzione al sud, nel senso che il sud ci ha dato il 50% dei voti, fondamentalmente non siamo riusciti a incidere abbastanza. E io credo che uno dei primi problemi dell'Italia sia il gap che c'è fra sud e nord, che a pagarlo sono non soltanto i cittadini del sud, ma anche quelli del nord. Cioè, se l'Italia avesse un sud più efficiente, più veloce, con un PIL più alto, più legalità, ne gioverebbe tantissimo anche il nord. L'idea sarebbe quella di, come dire, partire
con il desiderio di fare un'unica Italia, un'Italia diciamo a una sola velocità, in una forza politica però che parta dal basso. E per questo io ho detto i delusi del movimento, ma non mi riferivo assolutamente ad Alessandro Di Battista, ripeto, ma in generale a quelle persone, anche ai semplici cittadini che hanno creduto in questo progetto e oggi si sentono delusi.